Cara Giulia, noi di solito facciamo così, una bella treccia e poi cariche sul T della 1. A che gara siamo? Siamo al campionato nazionale Trofeo Silvio Marazza, stai con noi. Un'ultima cosa, un bel sorriso, in bocca al lupo. Giorni di grande golf al Golf Club La Margherita per l'appuntamento in rosa del campionato nazionale Silvio Marazza. 72 buche su un percorso preparato ad altissimo livello per le nostre giovani stelle che hanno brillato con score importanti, costruiti con grinta e swing perfetti. Dopo 54 buche Charlotte Cattaneo sembrava già una vincitrice da Major, ma altre due guerriere hanno messo in atto un finale da brividi. Grande recupero infatti di Lucrezia Rossettini e Francesca Fiorellini che hanno portato all'ultima buca un torneo a tre big player in completa parità. Lucrezia è una bellissima scoperta, la regolarità è il suo forte, Francesca come sempre è maestra di concentrazione. Ma Charlotte non ci sta e sfrutta la fantasia in chiusura di torneo. Trova l'asta all'ultima buca e come le grandi campionesse gioca il jolly sull'ultimo green. È il birdie della vittoria che incorona la giocatrice del Golf Club Milano e porta il trofeo nelle mani di una delle giocatrici più coinvolgenti del momento. Che show ragazze! Far trattenere il fiato a tutti fino alla fine non è da tutti. È segno di un equilibrio ad alto livello e di uno stile femminile che ci piace sempre di più. Avete carattere, gioco e creatività ed una personalità in telecamera che ci porterà molto, molto lontano. Good job! Charlotte, hai appena vinto il campionato Marazza, come hai giocato oggi? Allora, abbiamo fatto 36 buche, le prime 18 molto bene, regolare, infatti sono riuscita a far meno 5. Le seconde 18 sono state molto faticose, e infatti ho fatto più 5, però meno male ho fatto birdie alla 18 che mi ha permesso di vincere. Quando hai capito che potevi vincere? Allora, dopo il primo giro di oggi sono andata in campo abbastanza serena, però Francesca Fiorellini è stata veramente molto brava e quindi è riuscita a recuperare un sacco di colpi e quindi le ultime buche sono state molto tese e fino all'ultimo non sapevo di aver vinto. A chi vogliamo dedicare la vittoria? Vorrei ringraziare i miei genitori sicuramente che mi supportano sempre, il mio maestro Roberto Zappa, il mio preparatore atletico Sergio Manenti e la mia mental coach Alessandra Verna e ovviamente tutto il team italiano che supporta sempre tutti noi. Complimenti Charlotte, sei la nuova campionessa italiana. Grazie mille. Swing your life.